Scusate se vi chiedo di accomodarvi, cominciamo. Oggi la giornata è complicata. Come vedete, sì, no, niente in confronto perché lui bofonchia perché ogni giornata del direttore del dipartimento è ben più complicata di quanto potrà succedere una volta che mi diverto. Beh, speriamo. Allora, mi conoscete tutti, anche chi è arrivato stamattina da Rossano Corigliano e da Cassano Aglionio, ci siamo già incontrati in un'altra aula per preparare un po' questo momento. Gli ultimi arrivati sono invece nella prima fila del secondo blocco, benvenuti. La mattinata, insomma, queste due ore da passare insieme mettono insieme diverse cose. Il corso di scienza politica del primo anno di scienze politiche, quindi un corso di matricole poco più grandi dei nostri ospiti. Il corso tratta dei fenomeni politici nelle democrazie contemporanee. Dentro parleremo di partecipazione politica, parleremo di burocrazia, parleremo di pubblica amministrazione, tutti temi su cui stanno lavorando i ragazzi delle scuole che sono venuti a trovarci oggi. Sono la scuola Erodoto di Turi, di Rogliano, Rossano, sì, però lo potevate chiamare Rogliano fondendo Rossano e Corigliano. Quindi la scuola Erodoto di Turi e la scuola Maiorana, rispettivamente da Cassano e da Rossano Corigliano. Stanno lavorando a un progetto di cui parleremo ampiamente, che si chiama Scuola di Open Coesione. A Scuola di Open Coesione è un programma che mette i ragazzi delle scuole a monitorare appalti e lavori e interventi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Quindi ragazzi che con la loro partecipazione, e quindi parliamo di partecipazione alle attività delle politiche pubbliche, fanno monitoraggio, fanno valutazione sulla pubblica amministrazione. Quindi la prima fase sarà di ascolto dei progetti delle scuole, hanno portato delle slide, gli ho chiesto di essere sintetici, ma insomma li ho già visti presentare in altre occasioni e saranno efficaci senza dubbio. Dopodiché ho invitato Cristina Orefice, che è una degli iniziatori, dei fondatori di Moniton Calabria, ci racconterà che cos'è e cosa c'entra con la scuola di Open Coesione e magari anche lei perché si è messa a fare questa cosa, proprio in un'ottica di partecipazione. Quindi finite queste presentazioni di esperienze, di pratiche, di un po', ve l'ho detto spesso agli studenti del mio corso, un po' di realtà che ci aiuta anche poi a studiare i concetti e le teorie, una reazione verrà da due colleghi che si occupano di temi affini a questi progetti. Uno è il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, il professore Francesco Ragnolo, che si occupa da tempo di partiti politici come organizzazioni, come macchine in un certo senso anche amministrative, si è sempre occupato di pubblica amministrazione e di partecipazione politica. Quindi vorrei, quello che gli ho chiesto è di reagire ai progetti che ci verranno presentati e di inquadrarli nei problemi della politica contemporanea, dell'amministrazione, della partecipazione politica. Infine Barbara Saracino viene dall'Università di Napoli Federico II, è, mi dispiace dirvelo, allieva di Alberto Marradi, quello della sedia, quello per chi era qui la settimana scorsa, che dice cose terribili ma fondamentali sulla struttura del nostro pensiero e del nostro ragionamento scientifico. Per vostra fortuna non parlerà di metodologia delle scienze sociali oggi, ma dell'altro versante del suo lavoro, che svolge anche a Vicenza nell'istituto di ricerca Observa Science in Society, cioè il suo lavoro di sociologa della scienza, dei processi tecnoscientifici di trasformazione della società, e ci porterà un po' di dati sull'alfabetizzazione e l'alfabetismo digitale che sta raccogliendo tramite Observa e tramite il suo lavoro all'Università di Napoli. Quindi, corso di scienza politica, ci dovrebbe essere qualcuno del mio corso di analisi delle politiche pubbliche, ma si nascondono bene perché sono pochissimi. C'è poi un'occasione che ha reso urgente e possibile questo incontro, eccoli là,
che è la settimana dell'amministrazione aperta, c'era un bel logo qua, la settimana dell'amministrazione aperta, una settimana di eventi che raccontano le esperienze di trasparenza e di apertura dei dati e della partecipazione alle pubbliche amministrazioni. Noi siamo uno degli eventi che trovate online sul sito della settimana dell'amministrazione aperta, e c'era, diciamo, un'occasione. Parleremo di finestre di opportunità e di bidone dei rifiuti con i miei studenti, e a volte le cose succedono quasi per caso ed è bene che sia così. Nel frattempo, con Barbara Saracino, Biagio Aragona, Enrica Amaturo, Francesco Antonelli dell'Università di Napoli Federico II e di Roma III e l'Associazione Italiana di Sociologia, stavamo facendo un ciclo di seminari sulla cultura del dato, per cui qui si sposano due iniziative distinte: la settimana dell'amministrazione aperta, i seminari sulla cultura del dato e quindi sulla datificazione della società, come la chiamano i sociologi, quindi datificazione, dataification. Vediamo, insomma, io ho creato un contenitore, dicevo prima ai ragazzi che sono venuti dalla Sibaritide, ho creato un contenitore da qui in poi lascio agli ospiti, ai partecipanti, ovviamente chiunque può interrompere per fare domande con, diciamo, l'attenzione di non dilungare troppo i tempi, ma cercheremo di governarli al meglio. Darei quindi la parola ai ragazzi delle scuole, se vogliono venire già da subito i tre che parleranno. Comincerei con il gruppo dell'area di Casabianca, poi capirete che cos'è, poi il museo e poi il Cosmopolis, il centro di accoglienza. Se vi volete accomodare. Okay, io mi siedo qua, lo seguo. Farò vedere le slide. Sì. Okay.